lonesome tonight. Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Farai tardi! Karen stava china sul rosaio, i capelli fulvi sciolti e splendenti al sole, le mani bianche contro il verde scuro delle foglie. Non alzò gli occhi su di lui nel fargli quella domanda. Farai tardi! Michael si soffermò un istante, la mano sul metallo freddo e levigato della portiera dell'auto. Come in una miniatura, la casa coloniale, il prato, il rosaio e sua moglie si riflettevano nella lucida vernice nera della carrozzeria. Lui fissò quel riflesso mentre parlava, scegliendo le parole con cura. Are you sorry? No, tornerò prima delle due. Possiamo portare la bambina giù al lago nel pomeriggio. Sarà una giornata calda. Devi uscire tu. Si girò e la vide scuotere la testa. La voce di lei era bassa, quasi un bisbiglio, e sembrava contenere una domanda. No, rimarrò in casa tutto il giorno. Era il tono di Karen ad interrogare, e lui non poteva dare risposta. Aveva tentato di risponderle durante le lunghe ore della notte, ma lei insisteva nella sua domanda senza bisogno di esprimerla. Domandava perché un mostro come Mortimer Jenson dovesse essere rimesso in libertà quel mattino per opera di suo marito. Per Michael la risposta era stata facilissima. La libertà di Jenson voleva dire la fama di Michael. Nel corso dei lunghi e torridi pomeriggi estivi, la sua arguzia brillante aveva sbalordito il pubblico che affollava l'aula, fornito materiale ai cronisti, smantellato la solita ma opaca competenza del procuratore distrettuale e spinto una giuria a far assolvere un assassino. Jenson era un mostro, una belva crudele, Michael lo sapeva fin dal giorno in cui aveva accettato il caso. Mortimer Jenson si era introdotto nella casa di Daniel Fry un giorno di ottobre, circa un anno prima. Aveva travolto la resistenza di Emily Fry, l'aveva violentata, l'aveva trascinata in cucina e le aveva tagliato la gola. Poi si era trattenuto circa un quarto d'ora a bere caffè, seduto là nella cucina, accanto al cadavere straziato della giovane donna. Nell'avviarsi verso la porta per andarsene, Jenson aveva visto il bambino dei Fry, un piccino di 4 anni ritto ai piedi della scala. Brutalmente aveva ucciso anche il bambino. Poi si era allontanato, lasciando la porta di casa aperta e il coltello insanguinato sul tavolino. Ora Jenson sarebbe stato rimesso in libertà. Michael accese il motore e mandò un saluto con la mano a Karen. Mentre la macchina imboccava il viale alberato, Michael a poco si rilassò. Per qualche giorno lui avrebbe evitato di mostrarle i giornali della sera e Karen avrebbe finito per dimenticare. In breve tempo avrebbe ricordato soltanto che suo marito aveva vinto di nuovo. In tribunale quel mattino si era sbrigato prima del previsto, ma era ugualmente in ritardo. I giornalisti che gli si affollavano intorno, i flash delle macchine fotografiche, il fioccare delle domande. Aveva visto Mortimer Jenson soltanto per una volta, mentre il pubblico sfollava dall'aula. L'uomo magro, simile a una donnola, aveva continuato ad osservarlo. Michael gli aveva voltato le spalle. Non aveva bisogno dei ringraziamenti di Jenson, che per lui rappresentava unicamente un mattone in più da aggiungere alla sua carriera. Quel Jenson, però, era anche un mostro. Tornato in ufficio, Michael accettò sorridendo le congratulazioni della segretaria e si mise a sfogliare la corrispondenza. Era quasi l'una quando chiamò la signorina con l'interfonico. Signorina Crown, che cos'è questo appunto su Al Spice? Oh, scusate, avvocato, avrei dovuto parlarvene subito, ma ero talmente emozionata per il verdetto su Jenson. Ho chiesto di Spice. E infatti il signor Spice ha chiamato poco prima che arrivaste. Ha detto che doveva vedervi e che era molto importante. E vi ha detto che cosa voleva? E ha detto che vi avrebbe aspettato in un locale che si chiama Casa del Lago, all'1:30.
Gli parlerò per telefono. Non ho tempo oggi. Mi dispiace, signore, ma ha precisato che non l'avreste trovato telefonandogli. Si diceva che era importante. Andrò a sentire di che si tratta. Volete che chiami il ristorante? No, no, telefonate a mia moglie, invece. E avvertitela che arriverò a casa un po' più tardi. Ditele di preparare la bambina per le 3 e che nel tornare dalla spiaggia ci fermeremo a cena fuori. Se si fosse sbrigato, ce l'avrebbe fatta ad essere alla casa del lago per 1:30. Qualunque cosa l'amico Al volesse dirgli, un'ora sarebbe stata più che sufficiente. Poi altri 3/4 d'ora e per le 3:15 o per le 3:30 sarebbe stato a casa. Mise alcune carte nella borsa e lasciò la frescura del suo ufficio per i marciapiedi infuocati dal sole di agosto. La casa del lago era pochi isolati dall'ufficio, ma a percorrerli tra una ressa di gente accaldata quei pochi passi diventavano chilometri. Una volta nell'interno del locale, in penombra e molto fresco, Michael poté nuovamente rilassarsi. Il cameriere lo accompagnò a un tavolo libero in un angolo appartato. Al non si vedeva. Michael ordinò un martini e si guardò attorno. Un solo cliente sedeva nell'angolo più lontano, seminascosto nell'ombra. Arrivò il martini, Michael guardò l'orologio, le 1:45. Oziosamente si mise a fissare l'entrata, aspettando di vedere entrare Al. Finì il martini, guardò di nuovo l'orologio. Le 2. L'uomo seduto al bar stava attraversando la sala diretto al suo tavolo. Michael si rese conto di conoscere quell'uomo. L'aveva già visto, sì. Ma dove? L'uomo veniva direttamente verso di lui, avanzando lentamente tra i tavoli e le sedie. Dove l'aveva visto? Era stato di recente. In tribunale. Avvocato Barry? Sì? Posso sedermi? Mi dispiace, signor Fry, ma sto aspettando un amico. Credo che non abbiamo niente da dirci del resto, per favore. State tranquillo, avvocato Barry. Non ho armi di nessun genere. Potete perquisirmi se lo desiderate. Sciocchezza. No, dico davvero. Se vi sentite a disagio, perquisitemi pure. Non sono venuto per uccidere voi, se è questo che temete. Ma io non temo niente. Non ho alcuno desiderio di perquisirvi, signor Fry. Vi chiedo soltanto di andarvene. Preferirei non dover chiamare il cameriere, ma voglio che mi lasciate in pace. Fry perse all'improvviso la sua sicurezza. Il suo sguardo vacillò, le sue mani ancora posate a palmo in giù sulla tovaglia candida divennero inerti. Michael sentì un improvviso fremito di trionfo. Aveva funzionato di nuovo. Lo sguardo fisso, il lungo sguardo fermo dai suoi occhi, aveva tante volte spezzato la volontà dei testimoni, facendo sì che la verità da loro pensata e affermata si trasformasse in bugie balbettate confusamente. Trovarsi a tu per tu con Fry non era stato piacevole. Michael aveva temuto una scenata, mentre ora sapeva di avere il controllo della situazione. Sapeva che Fry non era armato, che non avrebbe afferrato il coltello, che non avrebbe fatto niente, salvo starsene seduto là a fissarsi le mani. Voglio parlare con voi solo per pochi istanti, voglio farvi una domanda. Aspetto un amico, Fry. E poi ve lo ripeto, non abbiamo niente da dirci. Già, già, già. È forse Al Spice l'amico che state aspettando? E voi? Non verrà. Ero io quello che ha telefonato in ufficio. Ho usato il suo nome. Voi? Voi mi avete attirato qui? Sì. Dovevo domandarvi perché... Perché di che cosa? Quell'uomo non doveva essere assolto. Voi lo sapevate. Sapevate chi era. Eppure avete fatto in modo che venisse rimesso in libertà. Io... non capisco perché, ma devo assolutamente saperlo, avvocato Barry. Ho aspettato per mesi, poi ho assistito al processo, vi ho osservato girare e rigirare le cose fino ad ottenere la scarcerazione di quell'individuo. Perché l'avete fatto? Io sono un avvocato, signor Fry. Il signor Jensen era un mio cliente, ho fatto il mio dovere.
dovere. Sapevate quello che stavate facendo? Quell'uomo non doveva essere rimesso in libertà. È un mostro quel Jenson. Lo sanno tutti di cosa è stato capace. Eppure oggi l'ho visto sorridere. Sorrideva perché l'aveva fatta franca. La giuria era tutta contro di lui, ma voi... Signor Fry, io posso capirvi. So quanto avete sofferto, ma dovete rendervi conto. Io tornai a casa presto quel pomeriggio. Almeno credevo di essere tornato abbastanza presto. Ricordo ancora il sole sul marciapiede, la vernice scrostata dei gradini, poi la porta di casa spalancata. Sono convinto che abbiamo un sesto senso, qualcosa che si mette a urlare dentro di noi. Io ho intuito che c'era stata una belva in casa mia. Poi ho visto il coltello. Sono entrato e li ho trovati. Sapete che cos'è una donnola, avvocato? Una donnola si introduce nei nidi dove gli altri animali lasciano i loro piccoli e li uccide. È pazzo, pensò Michael. Avrebbe voluto alzarsi, uscire, ma non poteva. Improvvisamente sentì che un rivolo di sudore gli colava per la schiena. Aveva la gola secca e istintivamente allungò la mano verso il bicchiere d'acqua. Io non potevo far niente. Avrei voluto alzarmi, gridare, urlare per far capire alla gente il male che stavate facendo. Avvocato Barry, Jenson era colpevole, naturalmente. Le sue impronte. Mia moglie non l'avrebbe mai invitato ad entrare per bere un caffè. Jenson mentiva. Ma voi volevate che venisse a sotto per poter dimostrare che eravate capace di fare l'impossibile. Era questo che volevate? O credevate davvero che fosse innocente? Sì, sì. Io sono convinto che Mortimer Jenson sia innocente. Non ha ucciso lui, vostra moglie e vostro figlio. Già, già, già. Cameriere, per favore, avremo bisogno di un telefono. Potreste... Due uomini rimasero a fissarsi. Fry sollevò le dita dalla tovaglia e posò leggermente le mani sulle ginocchia. Michael si lasciò andare contro la spalliera e le sue dita giocherellavano con il gambo del bicchiere. Il cameriere ritornò con il telefono e posò l'apparecchio davanti a Fry. Questi aspettò che l'uomo si fosse allontanato, poi... spinse il telefono verso Michael. Non chiamate? Non chiamare? Non chiamare chi? Casa vostra. Jenson è là. Avanti, telefonate. A casa mia. Ho dato una mancia a un tale in aula. Già. Sono riuscito a far pervenire un biglietto a Jenson. Un biglietto? Che invitava Jenson a passare da casa vostra nel primo pomeriggio, per un brindisi, per festeggiare la vostra vittoria e la sua soluzione. Ho firmato col vostro nome, si intende. È là, da più di un'ora ormai. È bella vostra moglie, avvocato? La mia lo era. Non provate a telefonare? È uno scherzo, vero? Oh, no! Non è uno scherzo. Ho preso informazioni su di voi ieri. Mi sono procurato il vostro indirizzo, il nome del vostro migliore amico, quell'avvocato Spike. Ma se Jenson è innocente, non avete motivo di preoccuparvi. Avete detto voi che è innocente, avvocato Barry, non io. Farai tardi? Farai tardi? Farai tardi? Michael pensava a sua moglie. Lo stava aspettando? Pensò alla splendida capigliatura fulva, alla pelle candida e liscia, all'alta figura flessuosa vestita soltanto di un costume da bagno. Pensò a Mary, la bambina. Le dita di Michael spezzarono il gambo del bicchiere pieno d'acqua. Il sangue dal palmo ferito sprizzò sulla tovaglia candida. Michael afferrò il ricevitore e cominciò a fare un numero. Mentre il sangue della ferita gocciolava lentamente sul tavolo, mentre ascoltava i primi squilli all'altro capo della linea. Non avete niente di cui preoccuparvi.
se quell'uomo è innocente. E avete detto che è innocente, avvocato Barry? Già, innocente. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Avete ascoltato E poi non rispose nessuno di Jack Nelson, traduzione di Ilia Brinis, con Edoardo Borioli, Paolo Bessegato, Orazio Donati, Rosalina Neri. Regia di Pasquale D'Ascola. Realizzazione tecnica di Claudio Guglielmotto. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Shall I come back again? Tell me dear, are you lonesome too?